Antonino Musso, numero 9 del Bra, oggi 2-1 con il Dertona. Hai messo la firma sul secondo gol sul rigore, ma poi ci arriviamo. Ti chiedo la tua e la vostra soddisfazione per aver iniziato con una vittoria e per aver passato il turno. Intanto sono molto contento di questa vittoria di squadra ottenuta con grande sacrificio e grande lotta. Sì, vincere aiuta a vincere. Cominciare con una vittoria è un qualcosa di fantastico. Niente, penso, sono molto contento. Sono contento di aver contribuito alla vittoria della squadra, di aver dato una mano a tutti i miei compagni, che c'è stato molto sacrificio da parte di tutti. Sono molto contento di questo, perché non bisogna guardare il risultato finale subito, ma bisogna pedalare minuto dopo minuto, perché ci sono state delle difficoltà durante la partita. Siamo partiti, abbiamo subito il primo gol, non è stato facile, ma siamo stati lì concentrati e sono molto contento dei ragazzi. Infatti hai parlato di sacrificio e nonostante come squadra sia abbassata molto l'età media dei giocatori, però insomma grande lotta, grande corsa, grandi geometrie e poi si è visto. Sì, assolutamente sì, è stata un'ottima prova sotto il punto di vista dell'atteggiamento. Dobbiamo continuare così. La Serie D è un campionato tosto, un campionato difficile, dove non puoi permetterti di cullarti, non puoi permetterti di festeggiare troppo, perché devi mentalizzarti subito da martedì a preparare la prossima partita. Purtroppo è un campionato tosto, quindi se non ti mentalizzi rischi. Senti, la soddisfazione tua di aver messo la firma, hai trasformato il rigore con freddezza, insomma, per te comincia anche, insomma, alla grande la tua esperienza qui a Bra. Sì, questo è l'inizio di un nuovo percorso positivo, penso. Mi trovo in un ambiente diverso, sono cambiate molte cose per me, sono molto contento di aver fatto questa scelta. Ogni giorno, quando io ho l'opportunità ogni giorno di migliorarmi e di crescere con serenità e tranquillità, è quello che voglio più di tutti. Poi i ragazzi mi fanno sentire a casa, il mister, lo staff, la società. Mi stanno trattando alla grande, quindi spero di ricambiare tutto questo rispetto dentro al campo.